fatto di aver visto insomma dei personaggi che compongono il cast di questo film dal vivo è sicuramente emozionante. L'emozione di trovarsi ad osservare dal vivo in prima persona le riprese di un grande set internazionale è quella che hanno provato turisti e fiorentini nei pressi di San Nicolò, dove si stanno ambientando le nuove riprese della terza stagione dell'Amica Geniale, storia di chi fugge e di chi resta. La serie, tratta dai romanzi di Elena Ferrante, prodotta in collaborazione da Rai e HBO, è giunta alla terza stagione per la regia di Daniele Lucchetti. Aveva già fatto tappa a Firenze lo scorso febbraio e adesso è tornata in città, dove le riprese andranno avanti fino a settembre. Avevamo visto le riprese 2 anni fa a Napoli e quest'anno, dato che abitiamo in zona, le stiamo, cioè, per sì, vedere. Una situazione intrigante, molto piacevole da vedere. Siamo fortunati, dove siamo noi c'è sempre una ripresa. Ieri al Duomo, Piazza Duomo, oggi siamo arrivati per caso qui a Piazzale Michelangelo, di nuovo l'Amica Geniale, ci perseguita. Che ne pensate del fatto che si stiano girando sia l'Amica Geniale sia altri film? Può essere un modo di valorizzare anche il territorio? Ma indubbiamente è sempre un modo per incrementare un po' tutto quello che è al di là del turismo. Cioè anche il far rivivere queste esperienze ai fiorentini indubbiamente è un valore aggiunto. Il movimento e la cultura fa sempre bene. Ma fa sempre piacere, no? Voglio dire, fa sempre pubblicità, fa una cosa piacevole, una cosa bella. Un modo anche per valorizzare Firenze. Valorizzare Firenze, valorizzare San Nicolò, insomma. Che noi abbiamo seguito tutta la serie, quindi questa terza serie la seguiremo ancora e adesso con più interesse, visto che siamo stati nei posti e frequentati dal cast.